Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi recensirò questo Panther, proprio Panther 5, Panzerkampfwagen 5 Panther. E oggi niente, lo recensirò. L'ho comprato qualche giorno fa, è un kit molto bello, purtroppo le istruzioni non sono chiarissime. E ho fatto la classica camo tedesca, oggi ve lo farò vedere. Allora, come potete vedere, il colore di base è il beige, sfumato con questo bordeaux quasi marrone e con questo verde. Cioè, nel caramello potremmo vedere water slide eagles, una corda che sta da questo lato, con ancora queste sfumature. Poi là ci sono i due cingoli. Questo lato, sempre water slide eagles, là c'è questa cosa celtica. Poi potremmo vedere tre antenne altissime. Dipende da me, il kit è ottimo. Io ve lo consiglio, è molto buono. Poi vabbè, ci sono ancora, continuano le sfumature. Insomma, un bel carro armato. Panther. I dettagli sono questi. Qua c'è una botola di quelle là per farlo uscire. Qua c'è un'altra antenna. La classica, una 75 mm. E niente. Ora, giusto per professionalità, voglio compararlo al T-34-85. Sono grandi uguali. E all'americano M4 Sherman. Non è che ci sia molto da dire, cioè, è enorme. Panther fa paura. 34-85 è ottimo. Però l'M4 Sherman rimane il mio preferito. Non so perché il mio M4 Sherman mi piace troppo. Tiene 4-5 ottimo anche il Panther. E niente ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto. Il trio magico è qua. Ciao.